I tumori del sistema nervoso centrale sono delle neoplasie che insorgono direttamente all'interno del sistema nervoso centrale, che è formato dall'encefalo, dal cervelletto, midollo spinale e meningi. I tumori del sistema nervoso centrale rappresentano circa il 2% di tutte le neoplasie dell'adulto e hanno una incidenza di circa 13 casi ogni 100.000 abitanti. Negli ultimi anni la loro incidenza è in costante aumento e in particolare nelle persone al di sopra dei 60 anni di età. A parte le radiazioni ionizzanti, non si conoscono al momento delle cause certe che predispongono all'insorgenza di tali neoplasie. Per quanto riguarda la sintomatologia dei tumori del sistema nervoso centrale, è dovuta ad un aumento della pressione intracranica esercitata dalla massa tumorale. I sintomi quindi più frequenti possono essere una cefalea ingravescente associata a vomito. Possono esserci dei deficit neurologici per lo più focali, quali ad esempio difficoltà nel parlare o deficit di forza, e possono esserci anche delle crisi epilettiche ad insorgenza improvvisa. Tra i tumori del sistema nervoso centrale, il glioblastoma rappresenta il tumore maligno più frequente nell'adulto. Ha una incidenza lievemente superiore nel sesso maschile rispetto al sesso femminile. Per quanto riguarda il trattamento, è indispensabile un approccio multidisciplinare con la presenza di determinati specialisti che prenderanno in carico il paziente. Negli ultimi anni, grazie all'evoluzione tecnologica, abbiamo la possibilità di utilizzare nuove apparecchiature radiologiche quali la PET risonanza, la risonanza magnetica spettroscopica, che ci permettono di ottenere una diagnosi preoperatoria più specifica e consentire così un migliore piano di trattamento. Il trattamento del glioblastoma prevede una combinazione della chemio e radioterapia dopo il trattamento chirurgico. Di recente abbiamo la possibilità di utilizzare nuovi protocolli sperimentali, quali ad esempio l'immunoterapia, che ha dimostrato di essere efficace in varie patologie tumorali, quali ad esempio il melanoma, e che sembra promettente anche nel trattamento del glioblastoma stesso. Accanto al trattamento attivo è indispensabile associare anche la cosiddetta cura simultanea, cioè la presenza di vari specialisti permettendone un miglioramento della qualità di vita ed anche un miglioramento della tollerabilità al trattamento stesso. Negli ultimi anni, grazie alla ricerca scientifica, sono state individuate importanti mutazioni genetiche che hanno chiarito l'evoluzione genetica del glioblastoma e alcune di queste possono essere utilizzate come bersaglio in nuovi trattamenti farmacologici a livello sperimentale. Tutto questo ha consentito nell'insieme di ottenere un miglioramento della sopravvivenza per i pazienti affetti da neoplasie del sistema nervoso centrale, accanto ad un miglioramento considerevole della qualità di vita del paziente stesso e anche dei loro familiari.